Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio e luogo della Regione Liguria alle iniziative varie. Numero due del Presidente, approvazione del piano di comunicazione della Giunta regionale della Liguria, anno 2014. Allora, distribuisce che la vedeste, visto, ma l'errore sarà più 15. No, perché... Chiaro? La distribuiamo a tutti, se per favore, eh? Guardiamo un po'. Quello che ha fatto parole, no? Piano di comunicazione. Ognuno ha dato le sue allora va bene. Mi sono immedesimati. Ha fatto un pezzo buono. Ho detto solo che me l'hanno fatto su. Allora va bene. Allora. E non di. Il barone Lampani. Numero 13, il barone di. Era Lampante e di Mezzato era il discorso. Che sarebbe parodia attualmente. Esatto. E poi vanno valido. Allora, numero 13 del Presidente, approvazione relazione previsionale programmatica per l'anno 2014 della finanziaria Liguria per lo sviluppo economico, FIS S.p.A. Numero 14, Assessore Barbagallo, regolamento UE 1305 del 2013, approvazione della proposta di programma regionale di sviluppo rurale, PSR, per il periodo 2014-2020. È il numero 15, Assessore Berlangeri, più beni e attività culturali, terzo intervento sotto progetto approfondimento delle tematiche legate al rapporto tra distretti culturali, innovazione scientifico-tecnologica, riduzione di impegno. Numero 16. Numero 16, Assessore Berlangeri e Buccinelli, programma attuativo regionale FSC 2007-2013, lineazione B2, progetto 6, la tematica distretti produttivi culturali, concessione e contributo 500.000 euro, liquidazione a conto 250.000 euro, a favore del Comune Santo Stefano Magra per archivi del lavoro. È la liquidazione dopo la posta. Allora, numero 17, Assessore Boitano, accordo tra Regione e Ipaca, Istituto per la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, per incentivare la partecipazione sistematica delle reti di impresa alle gare d'appalto pubblico, più anche l'Assessore Buccinelli. Questo è un accordo con Ipaca, dove noi siamo coordinatori di questo progetto, che è fatta con l'industria locale, qua per aprire un po', cioè dare informazione alle piccole e medie industrie soprattutto. Poi, numero 18, Assessore Boitano, legge regionale 17 del 2007, abbattimento barriere architettoniche, sospensione punto 5 dell'allegato alla DGR 899 del 2007. Questo vuol dire semplicemente questo, che purtroppo è da un po' che non eroghiamo più contributi per quanto riguarda le barriere architettoniche e abbiamo la richiesta anche da parte della consulta dell'handicap e del difensore civico di non far decadere dopo i 5 anni le domande e quindi ancora dopo i 5 anni possano vivere le domande sperando di poter mettere le risorse. Abbiamo quanti milioni noi? No, qui soltanto lasciare il gradatore. Qui noi ci mettiamo un euro, quindi soltanto gli sono. Ma noi stiamo facendo una cosa perversa, perché noi stiamo accumulando anno dopo anno domande che non abbiamo minimamente idea di come corrispondere. Adesso, avendo accumulato in 5 anni domande a cui noi non rispondiamo, e diciamo che le domande possono rimanere lì. Quindi stiamo dicendo della gente che nel 2014 può fare domanda, fa i lavori, nel 2000,
19 gli diremo che non è più valida i 5 anni e quindi finché muore lui ha depositato una domanda in regione per avere un contributo sulla disabilità. A me pare una cosa perversa, nel senso che da domani possiamo anche dire alla gente di farci domanda per aiutarsi a comprarsi l'automobile, per carità. Speranza che domani arrivino anche finanziamento da parte dello Stato su questi capitoli qua che sono gli argomenti. E puoi leggere anche a un resto, non li obbliga a fare domande se arriva. Non li obbliga a fare carte. Sì. Ma sa che però specifici. Ma questo è chiaro che è così. Chiarissimo. Certo. Devi capire che lui dice la graduatoria scaderebbe, ci chiedono di non far scadere e di tenerla viva. Però di 5 anni fa, chiede, ha avuto diverse richieste di difensore civico e la stessa consulta dell'entità. Quanti milioni sono adesso? 2-3 milioni, sui 3 milioni. Continuiamo a dire alla gente di fare domanda. No, ma non è esatto esattamente. Bisognava dire, avevamo discusso durante la chiusura della graduatoria, cioè di dire alla gente che se si vuole... L'articolo di questo del libro è un po' un altro, cioè se domande fatte alcuni anni fa decidiamo che scadono... Perché prima non aveva acquisito l'anno scadono, oppure... Diciamo, teniamo la graduatoria ancora buona, si possono continuare. È lì il punto. Per me chiaro, non è che non lasciare via fare una domanda, fai una domanda, non so se si può, no? Però il titolo della delibera è cambiamo la nostra delibera precedente, dicendo che le delibere non sono scadute e sono ancora valide, quindi se io non so, non le devo mai presentare, ma quelle vecchie sono ancora buone a partecipare. Fino al quinto anno, praticamente al quinto anno le cadono tutte. È lo scopo e noi fargli fare carica nuova, forse due. Però purtroppo al momento non riusciamo a rifinanziare. Io direi che quelli che hanno fatto già domanda va bene, ma basta che non ne facciano continuano a fare, perché si crea una falsa aspettativa. Cioè, blocchiamo questo. Ho detto che abbiamo molto rispetto agli altri anni, le domande le abbiamo molto limitate nel tempo, negli obiettivi, di tutto. Hai ragione, molto si continua a fare l'operativo e quando c'è una retrazione, la Madonna. Su questo. Chiedono quell'anno di lasciare le graduatorie se arrivasse il finanziamento. No, ma ho detto che allora vogliamo cancellare il capitolo. No, io voglio intervenire nella linea architettonica. Io penso che lui adesso quello magari è d'accordo. Il problema è continuare a fare domande. C'è uno che da anni è lì, o cancello dire, ma se un mese fa uno è stato colpito da gravissimo tiene ancora valide, diciamo, le graduatorie di chi c'era già, sembra difficile dire a te non ce la prendo più. Sì. O diciamo... No, il tema è che noi, questo è cioè uno dei temi, è che noi questa graduatoria l'abbiamo fatta con dei criteri più larghi di quelli che oggi e sono. Oggi si sono ristretti, siccome non c'erano risorse, c'era già fatto sono poche. Sì. Questo, sono in graduatoria invece avevano avuto l'accesso poi allora, i criteri di allora questo è un'altra cosa questo secondo me è un po' un elemento una volta sul quale parliamo mercoledì rinviata numero 18 numero 19 assessore Cascino comune di Vado Ligure Savona conferenza di servizi ex articolo 59 legge regionale 3697 per l'approvazione sua di iniziativa pubblica per interventi nell'area nord dello stabilimento infine Unitalia in variante contestuale di RG sì, costruiscono un nuovo capannone una bella azienda questo momento io non sono neanche io non sono segnata. Quindi concludiamo il procedimento senza positivo. No? Assessore Cascino, variante al PDCP di iniziativa regionale concernente le indicazioni di livello locale dell'assetto insediativo relativamente ad aree situate nel comune di Levi. Questo è il PUC di Levi e poi va in consiglio per l'approvazione definitiva. Sono 4-5 mesi dovremo finire l'iter. Numero 21, assessore Cascino, comune di Rio Maggiore, realizzazione opere di protezione, tratto di costa, compresa tra Manarola e Corniglia, revoca finanziamento e discussione. Revoca finanziamento, ci interessa discussione per il
Vabbè, intanto uno c'è con la revoca, poi 616.617 quasi. Numero 22, assessore Lucinelli, preparazione dei campioni in matrice rocciosa da sottoporre a caratterizzazione ambientale, normative in materia di terre e rocce da stato. Nuova competenza. Numero 23, assessore Lucinelli, VAS, ex legge regionale 32 del 2012, programma operativo Italia-Francia Marittimo 2014-2020, parere motivato positivo con prescrizione. Non ti ho mai detto che non vengo l'elenco di lei che ti ho assegnato. Adesso anche quello che va a canale. Ne sei accorto o no? No, no, non ancora. Non è vero. È lo stile di... Papà, non è vero. Un po' come la gira. No, no, non è stato rilassato. Vai. Numero 24, assessore Guccinelli e Paita, approvazione schema di accordo di programma CTN, fabbrica intelligente, schema di convenzione con Liguria Ricerche per le azioni di supporto ai cluster, impegno di 100.000 euro a favore di Liguria Ricerche. Io ho una preoccupazione, questa parte, che finisca sui giornali ricordando un aneddoto di qualche anno fa, forse ho tre minuti. Anni fa, negli anni dell'autunno caldo, allo zoo di Roma c'è una signora con un bambino in braccio, davanti alla gabbia dei gorilla. Il gorilla prende il bambino e lo porta dentro. Panico generale. Arriva un operaio, con la tuta ancora sporca di grasso, entra nella gabbia, assesta quattro pugni al gorilla e salva il bambino. Stampa, giornali, televisioni. Arriva il cronista della gloriosa unità che dice, qua faccio lo scoop, si avvicina, ma lei è un iscritto della FIOM? No, assolutamente, della CGL, ma no, non ci penso nemmeno, del sindacato unitario, ma no, ma si figuri, io sono iscritto della CISNA. CISNA, esisteva la CISNA a quell'epoca. Il giornalista dell'unità chiude il suo libretto e torna in redazione. L'indomani, titolo sull'unità, disgustoso episodio allo zoo di Roma, razzista assale profugo e gli ruba la merenda. Domani sui giornali i nostri interventi di questa natura diranno che diamo i soldi ai panettieri. Io me la ricordavo con fascista. Era uno sfogo, presidente. Anticipazione. I giornali di questi giorni come presentano le risorse che diamo alle imprese. Vabbè. Però se uno che vive bene come te non deve essere minimamente toccato. Da non lo sono toccato, sono molto sereno, mi ci diverto sopra. Ma di Kersi, cioè, no. Allora non avete capito. Voi non siete dei psicologi diversi, cioè non è uno che vive bene, uno ci tiene a far vedere che le cose che le fa bene, siccome le fa bene, cioè fa bene arrabbiarsi. A me dà noia quando si mortifica le cose fatte. No, avanti. Si mortificano no, anche le piccole e medie imprese. Tant'è che ci ho giocato sopra dicendo che le informazioni si possono girare come si vuole. Più o meno così. Numero 25, assessore Paita, contributi premiali ai comuni per i risultati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunti nell'anno 2013, impegno di 200.000 euro. Assessore Paita, regola di numero 26, regola per il regole per il funzionamento del comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato, di cui l'articolo 7 della legge regionale 1 del 2014, nonché nomina nucleo di valutazione e verifica. Numero 27, presidente e assessore Calda, principi per lo svolgimento delle attività di controllo di primo e secondo livello sui progetti comunitari TEN-T.
Numero 28, assessore Rambaudi, interventi di sostegno per le persone sottoposte a provvedimenti penali, presa d'atto Costituzione ATS, approvazione progetto e approvazione patto di sussidiarietà. Sono i progetti che facciamo per il carcere con questo sistema dell'associazione di scopo che sta funzionando. Numero 29, assessore Rambaudi, autorizzazione a FIRSE, SPA, l'effettuazione di spese relative a un progetto a rilevanza regionale rivolto alle persone diversamente abili e relativo impegno di spesa. Numero 30, assessori Rambaudi e Boitano, progetto di contrasto alla povertà da causa giusta. Questa è la raccolta fondi che abbiamo lanciato, che vedrà due momenti significativi in corrispondenza con la festa dei nonni, poi Natale, per raccogliere fondi di contrasto alla povertà, per finanziare progetti di contrasto alla povertà, inclusi anche la possibilità di mettere qualche alloggio in ristrutturazione a disposizione di famiglie deboli con progetti fatti con i distretti. Il progetto che facciamo con ACLI e Caritas, che sono i due enti che a livello nazionale hanno promosso l'alleanza contro la povertà. Numero 31, assessore Rambaudi, riconoscimento degli organismi associativi unitari territoriali liberi di rappresentanza dei soggetti del terzo settore e individuazione della loro delimitazione, e sensi dell'articolo 1 e 2 della legge 42, no, articolo 24, comma 1 e 2 della legge regionale 42 del 2012. Questo indica che un comune debba deve rapportarsi con gli organismi comunitari territoriali. Se un comune se ne frega, non facciamo più. Se ne frega, ma noi diciamo che abbiamo una legge che dice che riconosciamo questi organismi, poi se un comune non vuole fare concertazione, può anche un comune non chiamare i sindacati a concertare, però i sindacati esistono, riconosciuti. È una scelta poi. Numero 32, assessore Rossetti, approvazione degli esiti e la verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti e fini dell'accreditamento degli organismi informativi. Numero 33, assessore Rossetti, individuazione dei capitoli nell'ambito delle unità previsionali previste dalla legge regionale 2 del 2014, razionalizzazione e adeguamento di normative in materia di turismo, cultura e spettacolo. Numero 34, assessori Rossetti e vicepresidente, deliberazione 389 del 2014 del direttore generale Aslun Imperiese concernente il bilancio di esercizio 2013. Numero 35, assessore Rossi, approvazione del documento e indirizzi per la formazione interna 2014-2016, piano annuale della formazione del personale della giunta regionale 2014. Numero 36, assessore Vesco, affidamento ad Arte Liguria della prosecuzione delle attività istituzionali di comunicazione a stampa della rivista Io Lavoro Lisetta, a valere sulle economie di quella di GR 1182. Numero 37, assessore Vesco, progetto regionale cofinanziato dall'UE, Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, imparo l'italiano in Liguria 3. Secondo anticipo, impegni di liquidazione di euro 324.875,87. No, magari. Allora, assessore Rossetti e vicepresidente, deliberazione numero 666 del 2013 del direttore della A4 Chiavarese concernente il bilancio di previsione per l'anno 2013. Grazie. Assessore Vesco, Vesco ha detto di farle.
più bello che deve essere. Appunto, perché per le cosce spigio. No, l'ha anche detto che andava la figlia. Forse quando vuoi avanti fuori. Ah, allora, non so, okay, no, me lo segno, grazie. La videoconferenza per la live centrale là. Allora prima che iniziasse la giunta, guarda. No, ma non credo, non so, non me lo ricordo. Sì, prima della giunta. Grazie, allora. Allora, quindi dell'assessore Vesco, contratto di servizio tra Regione Liguria e Trenitalia S.p.A., quantificazioni penali e detrazioni di corrispettivo per mancato rispetto dei volumi di servizio dell'anno 2013. Assessore Rambaudi, ripartizione seconda tranche fondo sociale anno 2014, impegno di spesa euro 7.930.000. Non so, di nazionali del fondo sociale che riusciamo a dare un po' più. Assessore Rambaudi, contributi agli enti nazionali che perseguono a livello regionale la tutela e la promozione sociale dei mutilati, degli invalidi e degli handicappati, anno 2014, impegno di 88.000 euro. Molto meno degli anni passati, sono proprio si può filare. Lì siamo già. Del Presidente, procedura di liquidazione delle soppresse comunità montane. Ha senso alla cessione incomodato di beni. Assessore Barbagallo. Ci sono altri. Assessore Berlangeri, modifiche ai criteri di concessione dei contributi relativa alle iniziative di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 del 2006, approvati con deliberazione e un successivo modifica integrale. Criteri. Poi sempre dell'assessore Berlangeri, integrazione alla deliberazione 880 del 15 luglio 2014, ad oggetto, vabbè, legge regionale 34 del 2006, articolo 5, approvazione, programma operativo, approvazione, bando, la Liguria dei festival. Poi dell'assessore Guccinelli, legge regionale 38 del 98, progetto di ampliamento di discarica di inerti in località Casiscoffelli, in comune di San Bartolomeo al Mare, Imperia, proponente ECO 12, pronuncia di via positiva con prescrizioni. Che possono essere ignorate. Pronuncia di via positiva con prescrizioni. Che analogie possono essere che pare. Ma anche dall'assessore che pare. Allora dell'assessore Rossi, parziale modifica del sistema di misurazione e valutazione della performance di quella di GR 156 del 2011 successive modifiche. Performance, io ho contato un presidente performante, molto frizzante, molto frizzante. Compra a Genova adesso, compra a Genova. Non ti conosco. È
carriera invitata a te, al presidente. Ma se vuoi fare anche carriera, non ti impegnare. Mi sembra troppo. Dacci una calmata. Ti ho fatto chiamare, ti ho fatto cercare. Si dice in galera. Fare anche carriera a Milano. Come non è carriera? La politica non può fare commenti sul Tabecchio, ma... Hai dettato, c'è cioè, la politica, c'è commenti sulla televisione. Lei ha avuto nero sport. E l'ha detto questo? Poi, e anche Renzi ogni tanto deve... Io sono uno che ritiene che se uno dichiara politica o non politica, che qui, che le persone che vengono dall'estero, dico loro no, hanno mangiato le banane, ha detto che non si può dire che il Presidente del Consiglio è contrario al nome dei Tabecchi. Il fatto che dica già che non lo può dire, non è politica, si equivoca a dire. Ha detto che legge l'autonomia, se è legge, capisco il principio, no? Perché coltiva il fatto che il Consiglio dicesse che è contrario al nome italiano. Poi ha detto anche che se dicesse quello che pensa, le scuole italiane sarebbero le scuole della CEMS, è come se avesse detto quello che pensa. Certo, ma quel cambio è andato. È diventata riformista e rivoluzionaria anche la Juventus, non vuole sapere. La Roma, la Juventus, la Sampdoria, la Fiorentina ci viene a nuovo. Poi per rimediare. È il Genoa che invece. No. Per rimediare, però, poi lo vedo tu che sarà successo per fare un po' di sapere. Per rimediare, noi però abbiamo fatto un'evoluzione del pensiero. Perché quando è cominciato il calcio femminile pensavamo che le donne fossero handicappate. Invece poi col tempo abbiamo capito. Però, ha aggiunto anche questo. Lui l'ha detto come dire per dire che è buono di che ora è progressista. È voluto. Noi pensavamo che a Giana Inizio fosse lì, fosse un scopo il primo. Sarecchio. La rete circola un tweet che dice questo non è un paese per Tabecchi. Sì. Allora, l'assessore Rossetti, deliberazione 29 del 23 giugno 2014 del Consiglio dell'Ente Parco delle Alpi Ligure concernente al rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, determinazioni conseguenti. Rossetti con Rossetti. Assessore sempre Rossetti, individuazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali previste dalla legge regionale 8 del 2014, disciplina della pesca nelle acque interne, norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico. Assessore Rossetti, applicazione alla programmazione comunitaria 2014-2020 FSE delle disposizioni adottate per il programma operativo CRO FSE 2007-2013. Sono tutte le procedure, le regole. Assessore Rossetti, modifiche e integrazioni all'avviso pubblico per la presentazione domande di accreditamento a strutture formative macro tipologia approvato con deliberazione 422 del 2014. Assessore Barbagallo, legge 50 del 2009, legge regionale 50 del 2009, modalità, criteri, procedure per la concessione di contributi a fondo perduto alle associazioni regionali di imprese e cooperativi di pesca e acquacoltura per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica.
invece, sempre assessore Barbagallo, regolamento CE 1198 del 2006, approvazione schema di convenzione con l'Università di Genova per l'elaborazione di piani di monitoraggio delle risorse alieutiche e sperimentazioni nella pesca e nell'acquacoltura. Poi assessore Boitano. Approvazione bando programma rigenerazione urbana, edilizia residenziale sociale e valorizzazione del patrimonio pubblico. Leggi regionali 38/2007 e 10/2006. Sì, questo è un bando, c'è titolo rigenerazione urbana, social housing e valorizzazione del patrimonio pubblico. In questo senso, perché ovviamente i finanziamenti non sono tanti, allora dobbiamo cercare un po' di moltiplicarli. Moltiplicarli in questo senso. Comuni maggiori gli chiediamo uno sforzo di dare un cofinanziamento del 100%, cioè raddoppiare la cifra. I comuni dai 20.000 ai 5.000 del 50%, dai 5.000 ai 1.000 del 20%, e sotto i 1.000 senza un cofinanziamento. Questo anche perché prevediamo anche la possibilità di valorizzare il patrimonio pubblico, quindi possono conferire. Questo assomiglia un po' a quello che abbiamo già fatto. Perché abbiamo già fatto, è un po' come la scuola di Mezzanico in sostanza. Quello che abbiamo già fatto era solo per i piccoli comuni, questo per tutti i comuni, ma di qua tipologia. Tipologia è quella, e in più la possibilità di conferire patrimonio già come cofinanziamento. Quindi questo dovrebbe aiutare. Noi abbiamo soltanto a disposizione 7,5 milioni, che possono tranquillamente raddoppiare anche di più. Quindi possono... No, c'è il massimo raddoppio. Sì, però se altri hanno questa possibilità, forse speriamo che si possa anche raddoppiare, arrivare vicino a un raddoppio, quindi potremmo parlare da un 13 e 15 milioni. Va bene. Dell'altro pensiamo di poter andare a dare finanziamenti dai 20 ai 25 comuni, ecco, dipende poi dalla presentazione delle domande. Cosa? La tempistica è quella che faremo presentare domanda al 14 ottobre al 14 novembre, diamo un mese per la disponibilità, poi di arrivare sicuramente entro l'anno alla graduatoria. Entro l'anno alla graduatoria, in modo di arrivare a scegliere i soggetti entro l'anno e poi dargli la possibilità di sistemare le carte. Abbiamo già una graduatoria entro l'anno di questi 20-25 soggetti che poi saranno scelti. Secondo te, se facessimo anziché da metà ottobre, da fare tutto ottobre, posso vedere se c'è questa possibilità. Ce la fai, approccio un po', forse. Sono fatto proprio metà novembre per arrivare entro il 20 di dicembre, entro l'ultima giunta dell'anno si poteva portare la... Se pensi, di pensare, io domani faccio partire una lettera, oggi stesso, domani tutti sono informati, hanno finito a metà ottobre, quindi se non hanno poco tempo, entro l'anno ci arriviamo lo stesso. E poi una proposta al Consiglio regionale, da parte del Presidente come proponente, proposta al Consiglio regionale di integrazione al calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione. Vabbè, questa è l'applicazione del TAVI. Adesso va in Consiglio, sì. Allora, è andata molto bene al... sulla caccia. Bravo Presidente, come era loro da te. Qua ci sono delle comunicazioni. Sì. Allora. Comunicazione del Presidente. Raduna annuale Ampi di Luglio, la cerimonia domenica 3 agosto. Ti tocca, Giova. Ma io già diverse cose da me. Com'è questa? Ho 10 e 15. Casualmente non te penna.
poteva l'assessore fare, se non si scala. Che distratto. Un consigliere della zona. No, lui non può camminare. Quindi. Allora, erano appena le ore 15. 10:15, domenica 3 agosto. Va bene, se no non ci vado, se no non ci vado, però ce la faccio ancora, poi 7-8, se ci vado. Poi, un'altra comunicazione del Presidente. Far ridurre il ricorso di ATA relativa all'affidamento a raccolta differenziata, Comune di Bolzano e Rano. Non abbiamo fatto in tempo a costituire. E poi assessore Rossetti, una comunicazione di adesione alla stazione unica appaltante. Non portiamo il tutto, perché ci sono che tante cose, no? E c'è una delibera che ci fa fare la comunicazione. Allora, dai, vediamo la cartellina o se vuoi più per il particolare di partiamo a fondo dunque. Io ho anche un comunicato stampa su garanzia Giove, sarebbe il punto serio. Poi ci sono due versioni, ma la buona è l'ultima. È l'ultima. Del commercio è che sono ideale che è sul sito, si può chiedere di là solo che è sul sito. Poi ci abbiamo... Ecco, poi lasciamo per l'ultima e poi due. Poi abbiamo il latte Alberti, che è il numero che presentiamo oggi, che ho visitato appunto da 5 anni fa. Poi presentiamo il teatro Aicardi, che è quello che va per primo, giusto? Che dovrebbe finire più o meno al prossimo anno, stagione 15-16. E poi presentiamo il recupero del Castello di Caio che si inaugura domenica 3 agosto. Qui non diamo più i miei giri, non ci abbiamo più fatto, si vede se fa fatto da. Comunque, penso un po' appunto io cosa vuoi fare, lo dico in diretta. Allora, domani 2 agosto io sono a Vernazza e si inaugura il. Recupero di alcune parti del castello. Sì, per la sua cinque. Dopo non è una parte. Ma c'è un dopo di una parte. Poi invece domenica volevo fare una fare per andare a fare con tutti gli impegni che ho saltato, che sarebbe questo, io vedi un po' più civici. Io ti dico le cose per vedere gli orari. Andare a Sassello a vedere il ponte e vedere, diciamo, la fanno nuova, no? No, perché c'è una nuova Francia. Una nuova Frana, una strada. C'è una Frana a Sassello. Sì, ma ci sta già vedendo. Occupando, ma sì, me sto occupando io, sono posto l'obiettivo di recuperare ogni volta, è successo due volte solo, infatti non sono riuscito ad andare, ma... C'erano le signore che ti aspettavano. Sì, diciamo, le signore non aspettavano niente. Poi andare a Calizzano a vedere tre opere che non ho visto. Tanto l'ultima domanda dei lavori ci si ferma un po'. E, che sono tre cose, no? Poi andare a Cairo a vedere i mini alloggi. E poi vedere allora ancora il centro del castello, così posso ancora fare più tardi. Dunque, chi conosce la zona mi aiuti un po', dunque, la più assassina quanto ci vuole. Adesso abbiamo parlato di un'ora. Più di un'ora, un'ora e venti, un'ora e venti. Poi, guarda chi guida. Poi, da assassina a carizzare quanto ci vuole. Quasi un'ora.
Io ci ho messo tre quarti d'ora. Poi da Carizzano a Caio? No. Sei mesi. Diciamo che potrebbe essere sensato arrivare a Caio alle 19. Che vuol dire lasciare Carizzano alle 18.30 e che vuol dire arrivare a Carizzano alle 17, no? Sì, anche 17. Ma no, 17 perché il castello è molto, non ci arriva l'auto, no. Bisogna andare a piedi. Che vuol dire lasciare Sassello alle 16, giusto? E che vorrebbe dire arrivare a Sassello, potrei arrivarci se muscati, se muschiazzi piacere alle 13. Capito, no? 13 si sta un po' insieme, così mi faccio perdonare. 4 e 4, arrivo a pensare alle 5, parlo a pensare alle 6 e mezzo e arrivo a fare alle 6. A questo punto diciamo che abbiamo due giorni tenere, se lo vuoi c'è con me. Va bene? Oggi viene con me. La verità hai fatto anche il Cairo ma anche il Cairo di Cairo è tutto una volta che abbiamo detto tutti va bene sapere che Franco si sta facendo a Cairo comincia a diventare anche uno spirito diciamo Franco il giro Sassello c'è il giro a Cairo ce la posso fare se no uno o l'altro. Sta leggera, sì, se non vada che Sassello sì, è due. Veloce. Ma anche Sassello però. Se noi passare due fatto finire. Dai, così va di vacanza, sì, cioè una vacanza prima di dire, che già devo andare a Roma. Senza avere lasciati indietro, la gente. Dai, vediamo luglio, dai. Poi facciamo un po' di discorsi che dobbiamo finire. Vabbè, cassa in nero, contatti di solidarietà, lo riassumo io, abbiamo scenario, comunque la sostanza è che noi paghiamo di cassa in nero da queste settimane circa il 13. Dopodiché questi qui sono messi in modo tale che da gennaio adesso non pongono niente. Il governo farà un provvedimento. Ne copierà una parte già quest'anno, di quest'anno, poi non so bene cosa succederà. La cosa venga è la sessione risolta, sostanzialmente ce ne siamo occupati, abbiamo risolta, nel senso che si è superata l'aspetto finanziario, adesso una cosa funziona, giusto? Sì, è ripartito regolare. Vabbè, amianto, questo progetto di un'ennesimo incontro tecnico a Roma e francamente io non so bene come se ne uscirà, ma sono solicitato per l'ennesima volta. Posso chiedere all'ufficio un po' di attenzione sul design, ma dove è tornato? Sì, la mia linea è uscita, ma se ne va a norma. Dunque, design. Allora, noi abbiamo avuto la sentenza, seguirà un po' se su, Gianni, siamo tutti almeno buon problema. Abbiamo avuto la sentenza, ma non la motivazione della sentenza. La sentenza dice che Poggi non è un insensato, perciò ti ho informato la tua attenzione che potessi sentire. Cioè che non è un incompetente e che aveva completamente ragione la commissione, diciamo. Adesso abbiamo segnalato il caso anche al si chiama De Angelis, che è il responsabile di Palazzo Chigi per tutti i finanziamenti che sono in giro per l'Italia per il settore biologico, ambiente, produzione. Adesso i perdenti hanno già preannunciato che faranno ricorso al Consiglio di Stato. E adesso noi dobbiamo scegliere anche magari confrontandoci un po' con loro, se ancora la settimana prossima no. Allora, incarica per favore che ci sia ancora la settimana prossima. Allora, tu e la Bendi, tu nel senso di Roberto, fate un passaggio alla governatura dello Stato.
quali sono? Primo bivio, agiamo solo con una sentenza o aspettiamo che il Pappalella, che è il suo settore, anche se io non ho per quanto commissario, o aspettiamo la, le motivazioni? Primo bivio. Secondo bivio, diciamo, consegniamo adesso o consegniamo dopo la sentenza, o di fronte al preannuncio della cosa al Consiglio di Stato, aspettiamo le cose al Consiglio di Stato, direi che basta, nel senso che se si va al Consiglio di Stato, dopo per scontato che ci vadano sulla sospensiva anche, no? Non è sulla sospensiva, no? Faranno. Allora, se spingo la spensiva è chiaro che continuiamo, no? Diciamo che il tema, io sono i due che ho detto, cioè in teoria uno potrebbe dire non aspetto le motivazioni, non aspetto le corse, no, in questo momento. Quindi i due bivi sono aspettiamo o non aspettiamo le motivazioni, aspettiamo o non aspettiamo convincimento, non so perché sì, diciamo così. Io vi dico la verità che avrei molto piacere di vedere cominciare col lavoro, di vedere cominciare col lavoro mentre sto facendo ancora questa cosa qui. Dopodiché non so come dire. Scusate, non può poi il mercoledì, non c'è una cosa. La mia ha parlato della sentenza del secondo livello di sentenza di diritto. Potrebbe essere il mio primo, se la fare il ricorso nel 24. Come dicono lì, non c'è il secondo. L'obiettivo è venuto a arrivare alla gara. Non ho mica un po' questo. Se deve essere iniziato a vostro, secondo non era fatto, cioè? No. 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 Vediamo che il corrente fosse il secondo. No, ma più che non alla gara, puntano a fare la gara. No, sì, è sempre che fanno per in quelli che erano proprio tutti. Siccome noi avevamo aperto le porte. Il Tale di Genova, però, non aveva, cioè, se noi avessimo deciso di ottemperare, no, ecco, male, di ottemperare quello che diceva il TAR di Genova, non avrebbe dovuto rifare le gare, ma aprire le buste di quelle studio a mettere. Avevano aperto le buste economiche e le buste, secondo la presenza del TAR, no, comunque, secondo il TAR, no. Se stai offerto di... Vabbè, comunque, mi pare che siano chiari le bivi, no? Motivazioni sì, motivazione no. No, lo dico perché alla fine iniziale deve essere arrivata la sentenza scavolevole e si deve bloccare tutto, non va la gara di farla. Perché porterà di ieri a aspettare ancora di ieri. Non è la sentenza di aspettare. Però diciamo che lo dico in tema delicato. Dalla fine iniziale si fa la sede del cambio. Va bene. Garanzia giovani è la scheda che presentiamo oggi, si parte. È importante che questi ragazzi lo sappiano, no? Indipendentemente poi dalla profondità che può avere questa azione. La caserma, io non ho sentito più niente. Sta vedendo Enrico i tempi per l'inaugurazione, sarà a settembre. L'unica cosa è che poi c'è il tema di comunità, ha fatto fronte ai maggiori oneri per il paese. Però siccome gli espropriati, no? Non avevano obiettato, diciamo, all'occupazione di gente, ma solo sul prezzo, però si può trascinare anche un po' un po' con individuare un percorso. Gli esodati parte un nuovo stock di esodati, è quasi sicuro che cambiamo il presidente originale all'inizio, con cui abbiamo lavorato molto bene. Insomma, adesso con no, Presidenza gli affronteremo il tema di Ponte Manessene, infrastrutture, si è bloccato come Dorando Petri, diciamo,
Borghetto, Borghiera va, va bene anche, no? Questa è una nuova competenza di Dario. Questo è la messa in sicurezza, dovrebbe rispettare i tempi, poi c'è un pezzo di ferrovia, c'è un pezzo di ferrovia che bisogna vedere. Bombardier, non è più vesco, ma comunque anche da un dialogo che abbiamo avuto con Bombardier, diciamo, se non, non collaudano, ma non certificano, come si dice? Certificano. Un treno nuovo, la situazione si fa complicata. Io sono venuto in giunta la volta scorsa, no, tu non c'eri. Loro adesso hanno una copertura dei carichi per un anno, però fa presto a passare che le commesse sono lunghe. Avete più sgommatori o no, segretario? Ancora no, hanno fatto l'udienza, però poi hanno rinviato. Mi pare che ci siamo messi in una logica transattiva, se si può. Va bene. Dunque, la variante del mulino carta è scritta in una casa carta a Nobrasco, perché Nobrasco sta andando forte. E sarebbe importante provare, diciamo, ad aprire la variante più o meno coincidente con Nobrasco. Adesso però non c'è più niente, quindi. La casa della salute di Pelli è nei tempi, questa nostra per il momento è nei tempi. MSC dovrebbe andare nella sede nuova di San Benigno dopo l'estate, insomma, fino alla abbiamo fatto il punto stamattina su Tarsia Ponente, in realtà anche un po' su Città di Siena. I costi si possono ridurre, ma più o meno è difficile scendere sotto i 200, perché sono più grandi di Spezia. Spezia 400, Ponente 500, Taggia 600, in sostanza questo. Adesso vado anche giù un po', qualità urbanistica tanta altri. Invece Pietralicola abbiamo chiesto di fare un quartiere possibile, cioè di vedere l'operazione non monoblocco. Però loro temono che, fatto salvo che fresco scegliere dove si vuole, loro fa cultura, non ci sia una grandissima differenza di costi. Expo 2015 abbiamo vinto noi e spendiamo 300 più anziché 40. E poi cosa ci fa allora? Come avviene? Avviene che facciamo una settimana di base, quella prevista dalla manifestazione di interesse iniziale. E poi vediamo cosa decide l'Unione Europea. Quanto ci costa? 300 più IVA. 360 più IVA. La superficie quando hai bisogno? Sì, 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 andiamo. Era la manifestazione di interesse iniziale. Va bene, no? No, no, non è un problema dal punto di vista della copertura. Se, come si, se arrivano i soldi in Europa. Allora, Macut, secondo i nostri uffici, è risolvibile. Stateci dietro, prendi conto che avete fuori le orecchie, l'ospedale Lavagna l'intervento finisce con la vera, quindi secondo i tempi si potrebbe fino a pensare di fare una quadra. R24 adesso. Noi abbiamo questa incredibile occasione del giro, ciao Enrico. E abbiamo questa incredibile occasione del giro, anzi, fermare un attimo sul giro. Cioè, la decisione che abbiamo preso è un tentativo di promozione a Ligure tutto calma, nel senso che c'è il posto, per terra, capoluogo, città d'arte, turismo, c'è tutto.
bisognerebbe usare, visto che riduciamo il finanziamento per l'intervento dentro le scuole, dobbiamo usare questa occasione per fare un'operazione straordinaria, diciamo, credo che sia la prima volta che il giro parte una regione città per giorni. Beh, comunque la prima volta che il giro fa una tappa intera di una città. Una volta che il giro fa una un'intera tappa sulla pista ciclabile del sistema. Se non capisco male, dovrebbe essere una promozione pazzesca di questa pista. 170 paesi collegati in diretta tutto il mondo. Dovrebbe essere una promozione. Però guardate che quella pista lì finora ha già cambiato il turismo. Non ha ancora dato quello, noi abbiamo deciso di provare a lanciarla, anche perché poi è finita, diciamo, significativamente, è finita del tutto. Adesso abbiamo visto Elia, bella, bisogna che noi prendiamo adesso, facciamo un atto per vedere la presa, la consegna della ferrovia della zona di San Lorenzo, e ormai tra due anni ci siamo, no? Quindi la cinza fissa. Poi non so cosa vuole dire quella cosa lì, cioè quanto la regione, quanto il comune, quanto la città. Però due anni volano, cioè, se noi vogliamo essere pronti a fare le cose che bisogna fare, una volta che si libera non bisogna fare altrimenti. L'ultima volta è stata una carico, la prima tratta. Allora, primo tratto, l'ultimo tratto si passò nel 2001, io ho fatto nel 2005, e in non l'ho fatto la massima. Esatto. Tutto quello che è successo nel 2005. Adesso penso che il coordinamento di sta roba lo debba avere, diciamo, Lella, perché la struttura, diciamo, poi per il prossimo. Poi probabilmente però ci saranno tutta una serie di cose annesse e connesse, diciamo. Tanto lì si userà per il tubo, è sempre di lei lì, insomma, circolare l'acqua. Beh, è chiaro che ci sarà una questione patrimoniale rilevante, non so, chi compra, chi non compra. Poi è chiaro che c'è tutto un tema di valorizzazione, turistica, poi c'è il tema urbanistico, non so se bisognerà avere strumenti urbanistici, non so. Un nuovo tratto, qualcosina sua. Quindi diciamo dopo, diciamo, a settembre, istituisce un gruppo di lavoro, diciamo, in transizione di vita. Poi c'è un tema rilevante societario. Noi abbiamo fatto una cosa furba, abbiamo detto che stanti bene, diciamo, terminando. Tenete presente che non hanno risposto neanche le porte rosse. Diciamo, un tema, diciamo, immediato. E infine, tenete presente che noi facevamo durante la prima giunta un incontro con tutto il mondo politico, eccetera, per sapere che si presta il paio, c'era Rita Berlucci, c'era Ruggero, in cui tutto quel mondo si pronunciò perché la questione, diciamo, da San Lorenzo verso Andorra fosse affrontata nei termini che non la società. Nel frattempo, però, tutto quel mondo ha cambiato idea. Adesso si pronunciano tutti perché questa area 24 possegua essa, diciamo, l'attività, no? Adesso però qui c'è un tema grosso come una casa che riguarda il comune imperio, no? Perché penso che il comune capoluogo vorrà, no? E poi ci potrebbero essere anche altri temi, come vediamo ora, anche per la disponibilità di questo comune. Allora, le cose che sanno già, le riassumo, che sanno già. Infine poi c'è il fatto che loro hanno ancora la disponibilità di fondi, di fare 2,5, va bene? Per fare almeno per far partire, praticamente c'è molto in questi 10 mesi, almeno il
computer, almeno la gara, il computer, ma sicuramente anche il lavoro. Comunque diciamo che i primi giorni di settembre sono disponibili anche ad assumere con se ci sono sorprendenti, a portare un primo lavoro e via. Invece mi pare definitivamente ammontata l'idea che alle 24 si occupi anche della lettura di questa pizza e quindi io per un altro diverso che mi pare che potrebbe essere liberato su questa pizza, ma queste cose che conosci bene. Il lavoro invece propedeutico agli interventi sul computer, se ho ben capito, sta dei tempi. Quindi finisce in autunno, ma addirittura credo già che l'aprono adesso, che l'abbiamo già aperta adesso. La situazione è complicata, ma mi pare che la portiamo bene. Ma se solo i prezzi apre in autunno. Posso dire? Sì, non so adesso se abbiamo poco tempo, ci siamo da portare un attimo. 25 minuti. Dunque, io farei anche aprirei un attimo il ragionamento su Area 24, intanto questa cosa simbolica di aprire un concorso di idee sul nome della pista, perché secondo me è importante simbolicamente, quella pista lì non è riconoscibile con quel nome insensato, e lo vorrei fare diciamo proprio contestualmente a questo discorso della valorizzazione, che dal punto di vista promozionale secondo me... Possiamo scegliere il nome? No. Si può comunque legare al momento del cinema, dovrebbe già vedere il nome poi in tempo dall'alto, no? Perché è una cosa che sembra una cosa piccola, ma secondo me invece è molto importante. L'altra questione invece è, al di là del fatto che Area 24 possa essere stabilizzata diciamo come strumento realizzativo, non c'è un'idea dal punto di vista promozionale, quindi noi più che diciamo, porci il problema del coinvolgimento degli altri comuni, che benissimo ha senso, però dobbiamo fare un salto di qualità a discorso promozionale della pista e anche gestionale, perché lì c'è una possibilità enorme di valorizzare alcune delle cose che ci sono e secondo me vanno legati a questo discorso del rapporto anche con la Gazzetta dello Sport. Cioè possiamo fare una riunione dedicata su questo, perché avete presente che questi sportivi del ciclismo sono poveri in tanti, quindi se potessimo con loro chiedere di avere, esatto, ma faccio un esempio, a Milano c'era il direttore, quindi siamo la Gazzetta, sì, diciamo questa cosa loro ce l'hanno organizzata, devo dire, molto bene. Se potessimo fare una riunione a settembre con loro, perché l'idea per esempio di affittare alcuni spazi diciamo espositivi, no? L'idea di mettere più chioschi, cioè ci sono tante possibilità e oltre al tema gestionale c'è il tema della valorizzazione, perché lì nel Ponente, da quello che mi hanno spiegato, ci sono una serie di società, no? Che si occupano di persone che vada benissimo senza che sia fatto grandi. Si è promosso da solo, che non è giusto. Sì, infatti. Io poi vorrei vedere Regni, perché vorrei discutere un po' con lui e con l'assessore. Vorrei vedere un po' bene queste cose, che è incredibile, perché da tempo non posso mai finire. No, io ho finito, ti chiedevo soltanto se potevamo avere questo momento e secondo me possono venire fuori delle buone idee. C'è un'ispirazione storica dell'altro, ad averlo. Mi chiedevo se la marcia specializzata che succede, se boh, il 6 sera potesse venire lì, stare insieme un po' da più, un po' di petto, la data, 5, 4. L'unica data è quella del 5, se Renzo riesce a spostare sta cosa di Bonassola, e la facciamo a settembre. Si può tutto, ne abbiamo andate i primi di luglio. Tanto vado a cena, io poi facciamo. Io la direzione.
No, per l'impressione che se vogliamo ancora un po' vedere bene il concerto, per esempio lo vediamo adesso. Perché... Cioè quello lì è l'acquario. Sì, mentre la valorizzazione artista possiamo tranquillamente farsi prenderci. Ma l'impressione è che lì abbiamo quasi chiuso, no? Perché dunque, lo presentano il 6 di ottobre. Il 6 di ottobre, poi c'è una richiesta, ho sentito un po' il vice sindaco di Albenga. E nel tracciato, seppur ovviamente una scala ridotta, non è che potevano segnare un ritorno verso il ponente partendo dal Venia per toccare all'asso la via di Andorra, però c'è una richiesta di quei territori per un'ottica sempre storiale di tornare indietro e poi riandare. Mentre c'è un motto che la Fontana Buona è molto impegnativa, ma sarà bellissimo fare Scoferra, Troiglia, diciamo Antola, Montebruno, Maggiorata e poi giù a picco, sono zone veramente dimenticate, se guardate quella zona lì, lo dico con dispiacere, ma trova la Liguria, è una zona più difficile della Liguria. Beh, io dico a Venice se il 5 possiamo trovare. Il 5 con se Renzo riesce a spostare questa cosa e sarebbe utile. Io potremmo fare una prova tipo 18-23. Un po' così, ma poi perché è veramente una cosa che ha messo ormai su una cosa bella. Io non ho mai visto sulla Quick Line tante cose come stanno facendo. Mondi la gente non va e vanno su credito. Per esempio, mi era venuto in mente che potremmo anche cercare di invitare tutti i maggiori ciclisti italiani a questa cosa qua, quelli che hanno fatto un po' la nostra storia. Non so, ora non c'è. Ma è che è di me, secondo che sia di una storia disponibile. E metterli... No? Donne invitano un po' con la sera lì. Eh? Donne e poi invitano la Liguria. Anche donne, quindi. Donne sono non delle conosco. Cicliste, c'è cioè Maria Canin che è stata una grossa ciclista. Sì. Si potrebbe... Ma per lui ha vinto le volte Olimpiadi. Sì, mountain bike. Ha preso il posto della Rambaudi. Ah, chissà se anche nel ciclismo la zona come parenti. Io mi auguro che le tue battute finiscano, diciamo, nelle cronache giornaliste. Ma scusa, ma sto prendendo in giro uno che ha fatto battute così. Ma non le ripeterei così tanto, perché non sono tanto belle. E lo sto prendendo in giro, dicendo che tutti siamo tanto belli. Non so. Ci sembrava una cosa abbastanza chiara, anche io l'ho inteso così, però. Come difendi subito il capo? No, ma era palese. Era palese, sì. Volete che gliela facciamo passare, gliela facciamo passare. Era palese il senso, no? Il capo sì, che... Speravo di avere un endorsement della compagnia. Capo sempre da zero. No, ma non è per questo. Dai, allora, Renzo e come si chiama? Matteo. Vedono se si può definire questa data, che dipende dalla possibilità di portare il pegno a parola sola e dalla disponibilità. Non solo basta dire che non ci andiamo a cena, però che allora, no. Senti, vieni, dai. Va bene. Se vieni potesse, gli dici come devo stare con lui. Gli diamo la data. Lo facciamo mangiare bene e poi... Ha detto che cucina di te, quindi sì. Sta bene, non bene. Sì, va bene. Però non mi ha partecipato a quello che c'è adesso, in realtà l'ha imposto prima. Non è rimasto assolutamente impressionato, cioè faccio fare le cose che faccio a casa, diciamo. Se fa il giorno sul tempo posso anche cucinare. Va bene, dai. Allora, l'ascensore questi finisce, dicevo, in autunno. Cioè, quella è una grossa operazione. Solo conosco un po' la notte. L'ascensore di questo. No, è una cosa che mi è sempre stato detto che era di trasporto. Questi è una grande diciamo, questi bassi per deboli, questi alti. L'ascensore qui unisce i due punti esterni della U e taglia un quartiere di 10-15 mila abitanti con un collegamento di un monte della U. Chiaro, no? Ha fatto lì l'ascensore, ha fatto lì. Il problema è che il capolino del bus di Prezzi Bassa, che sarebbe la numero 47, arriva
500-600 metri prima dell'ascensore. Allora credo che sarebbe sensato provare a spostare la collina di coincidenza con l'ascensore. A questo punto la zona di pezzi alta, cioè la zona di stanza aerea che costruisce l'immagine di pezzi alta, non userebbe più 82, diciamo, che è l'auto di scavare pezzi alta, ma con questo ascensore l'ha finanziato con tanti soldi. Tantissimi anni fa, finalmente abbiamo finito per un ascensore, perché che vuol dire che nei giorni di casamento, ora poi non so se questo vuol dire diradare anche le cose del 82, tutte le cose, però è una cosa importante. Quindi Fontana Buona, sapete che è nata, come dire, la saga Paita. Vediamo per l'altro lui. Sono dimenticato. Dai, ditegli che è bravo. È una saga, cos'è? Una discussione. Stai rivendicando. Io? Sì. Io veramente mi apprezzavo anche la concettura. La forza non si intende. Questo qua siamo da porta fisica. Poi ma se Lupi non è come me, esco. È abituata con me, con bestia, diciamo sempre di sì. Ma che è stato fin troppo semplice, no? Parlando seriamente, Lupi ha detto una fregnaccia, diciamo, stavolta. Nel senso che quando ha detto che comunque Lupi ha messo la gronda dentro la convenzione, cioè l'ha messa lui, un altro più l'ANAS, adesso il ministero, cioè l'ha messa lui. Dopodiché la Corte dei Conti ha registrato la convenzione, il TAR ha respinto la sospensiva delle autostrade, e lui è obbligato a convocare la conferenza di servizio, no? E siccome non si fa più cosa dire, ha detto che ci dobbiamo mettere una quota, ci possiamo mettere anche un migliore, se è contento, ma sì. A questo punto, allora, poi se l'obiettivo è prorogare la concessione, se ne fa anche discutere, no? Ma sarebbe più serio dire così, piuttosto che dire cosa ci mettiamo a noi. Dopodiché io scriverò adesso a Enzi su Ilva, dicendo, aprile abbiamo chiuso, a maggio abbiamo chiuso con te, anche se avrà la testa un po' in testa, così qualcuno mi mette in confidenza. Scrivi un po' di occhi. A maggio abbiamo chiuso con te l'operazione a saldo. Mi piace lui, mensile. A giugno piace. Sembra che faccia giugno. A luglio Concordia, ad agosto contiamo con te l'IVA, a settembre, se non si chiude prima, contiamo con te a Forte Velasco. Fatto di gronda e di pugno. Ma siccome Lupi ci ha convocato fino ad ora, siamo sicuri che affronteremo previamente sia a Gronda che a altrimenti veniamo in piedi. Insomma, una roba che non sta dritta, questo, ma Autostrade non sta facendo il definitivo, che è in condizione, che è pagato dalle tariffe. Cioè, una roba... Esatto, avendo detto prima, per farlo dovevamo mettere in condizione. Convenzione la nessuno lo fa, perché anche se paga un cittadino, eh? E anche se, perché adesso così è di capito, sto diventando cittadino, e anche se noi avevamo chiesto loro di fare un'erogazione liberale, no, cioè non facciamo un'erogazione liberale perché facciamo per intero il definitivo, quindi una contano buona, che nel preliminare la divisa metà tra noi e loro, ma io facciamo per un tempo, ma avendo messo in convenzione si paga in tariffa. Almeno fatelo, no? Almeno fatelo. Scusate. Ok. Anche la questione del passante, cioè che lui ha tirato fuori, non mi fate dire, se tu hai un preliminare, lì siamo al preliminare. E qui siamo al definitivo di un'opera. Vabbè, adesso vediamo con la fine. È chiaro che a questo punto c'è la reazione, Lupi. No, vabbè, comunque lui ora nella telefonata che ha fatto a me ha ribadito la volontà di andare avanti sulla dove. Perché si rende conto che ha fatto un'intervista non ministeriale, un'intervista. Ripeto, adesso vediamo questa comunicazione. Ok. Caccia, io abbiamo il liberatore, adesso andiamo in consiglio, poi si vedrà. Nuova diga, porto di Genova, il porto ha avuto 3 milioni.
la visa, quindi è una cosa importante, forse che per questa visa di famiglia, perché l'Unione Europea, come dire, come si dice, è una strategica europea. L'ascensore San Pietro Arena è intricato in qualche meandro, diciamo, che stava di occuparsi, dopo se ne lasciano fare più. E Luca, hai chiesto di essere tranquillo, penso che se non avevo preso tanto ansia di lui, hanno preso a parte importanti anche. Sì, mi preso con la cosa che ero uscito. Tra l'altro, i giornali di oggi danno il miglioramento addirittura al saldo breve. Selex S finisce il trasferimento, cioè Selex Communication, ex Selex Communication, quindi il trasferimento via Puccini dopo la sera. A questo punto noi portiamo un lavoro con Pasa che non c'è più e con la cosa che non c'è più. Dare come sarà poi non sarà più noi, quindi comunque cominceremo a capo. Beh, Agnesi, ne abbiamo parlato un po' ieri con il professore Spezzini, anche la Val di Maglia, una cosa molto complicata. Adesso ce la faccio per andare fuori lì, gli ultimi 4 mesi devi assumere l'unico elenco per l'assessore e poi basta. Adesso abbiamo segnalato per sempre l'alimentazione. Ma cosa vi dicevano? Conferenza stampa, dunque, Alberti, Eco Solidale, Cairo, Finale. Non mi diceva io che mi dire cosa è. Io se volete la faccio anche la prossima. No, perché era collegato all'Eco Solidale. Non è che dobbiamo parlare delle bandiere. No, non c'entra niente, l'Eco Solidale con l'Eco Solidale, questo non c'entra nulla. Però va bene. Sì, lo so. Se vuoi un minuto. Allora devo leggere la segreteria. Un minuto? Ma la mia segreteria come ha detto invece la volta dopo? Vabbè, comunque, no, a cura non è. Vedete, come vuoi tu? No, no, però no, uguale, sono ora lo faccio, no? Ecco, feste contro il terrorismo. Sono Arena che deve parlare di... Valdire Lilla e Angelo che c'è questa consegna martedì e lunedì non due possiamo fare. Sì, ma no, come conferenza sta abbiamo finito? Sì. Non so se volete dare la nostra giornata. No, sì, quello che ho già detto. Abbiamo detto. Lo distribuiamo, c'è no? Sì, c'è tutti i dati che sono arrivati. Non c'è il problema. Ah, sì, sì. Non è così. Però, ma ci sei occupato te di fare cose per i giornali? Però, se no, no. Sì, sì, se non hanno date. Ci sei occupato tu di fare sì, le cose? Sì, sì, sì. No, possiamo fare. Dici di Parma, dov'è? Sì, si è tenuta questa riunione al Ministero dello Sviluppo Economico, l'azienda ha confermato che è addirittura d'arrivo con una trattativa per la cessione del sito, pur non manifestando ancora di chi si tratti, ma cioè, l'intermediazione è sempre immobiliare, però ha confermato che la chiude entro la metà di settembre. Non so, sai chi è, no? No. Se non l'ha voluto dire, lo dico, diciamo. No, non ha no, assolutamente detto che è una questione. Che comunque si... E che si impegnano ad assumere subito 12, quindi un accordo che farà, diventerà parte integrante del contratto di cessione, quindi anche un tarile, quindi con un impegno forte. Verranno fatte le selezioni dei 12, sono nati 21, perché 5 lavorano a tempo determinato presso aziende genovese, ma la Parma è quasi sicura che questi li tengano, quindi trasformino il contratto a tempo determinato in contratto a tempo. Quindi rimangono 21 e 12 verranno selezionati entro la metà e all'atto della firma della cessione dell'immobile riceveranno la lettera di assunzione, anche se poi materialmente si svilupperà entro la prima metà del 2015. Per i 9 rimasti l'azienda propone posizioni lavorative nei siti di Bergamo, Verona e Friuli, che sono difficilmente accoglibili. Però comunque insomma questo se non altro una, si conclude almeno la cessione di quel bene con anche il canale. Va bene, ci sono altre cose, abbiamo finito. Finisci. Siamo giusti, sono 23. Finisci, basta.
la Claudia non può, ci ha mandato un messaggino alle 6:30. Facciamo alle 6, dai. Faccio parte di 5 anni. Andiamo alle 6, dai. Ce la fai con le 6. Allora, io avvisate. Viva, viva, viva! Per lunedì poi ci avete deciso, ma che dici va? Andiamo alle 6 con la caglia. Perché non è